La mia esperienza con le malattie nuove sulle piante e negli allevamenti mi fa meditare molto su un fatto successo nel lontano 1986, quando in Italia arrivò un nuovo virus, sempre dalla Cina, che mi fece morire quasi tutti i conigli. Subito questo virus fu chiamato virus X. E poi successivamente la malattia fu chiamata malattia emorragica dei conigli, MERVD e varianti RHDV, RHDVA, ma lasciamo i nomi complicati ai medici e scienziati. Io dico solo fu un attimo di distrazione a far entrare il virus nel mio piccolo allevamento, casalingo, naturalmente. Eppure i conigli non uscivano di casa. Bastò la visita di una mia vicina di casa che venne a trovarmi e non mi aveva detto che i suoi conigli avevano contratto il virus. E evidentemente lei con le scarpe e i vestiti era stata portatrice. Racconto questo con la speranza che questa mia esperienza faccia veramente capire come si può diffondere facilmente un virus. Per prevenire bisogna veramente essere più restrittivi. I sintomi del virus dei conigli erano acuti: apatia, febbre, difficoltà respiratorie, disturbi della coordinazione, tremore, morivano dalla sera alla mattina. E mi ha colpito molto anche di questo virus la difficoltà respiratoria. E poi i virus possono essere molto pericolosi. Successivamente, per fortuna, subentrò il vaccino, ma intanto ci fu una strage di conigli. Ho notato un aumento di malattie nuove, insetti nuovi sia sulle piante e poi virus nuovi sugli animali e sulle persone. Non vi dico sui cani, ad iniziare dalla filariosi, leishmaniosi, eccetera. Dagli anni 90, con l'apertura delle frontiere e la matta globalizzazione per l'economia, ho notato ogni anno un'influenza nuova. Arrivava la cinese, l'asiatica, l'intestinale, eccetera. E spesso arrivavano dall'Oriente, forse perché zona molto popolata e si sa come negli allevamenti intensivi c'è sempre più sviluppo di virus e batteri. E boh, questo è soltanto un mio piccolo parere, dato da una determinata esperienza.